di Antonio Saccone. Ritmo di sport qui su Radio Capodistria, proseguiamo parlando questa volta di corsa. Parliamo di un evento, quella che viene definita insomma la corsa più grande del mondo, cioè Vivi Città, un evento che si è disputato oggi in varie città in Italia e nel mondo. Si tratta di una corsa organizzata dalla WISP, Unione Italiana Sport per Tutti, un ente di promozione sportiva italiano. Abbiamo con noi Massimo Tossini. Massimo, ci sei? Sì, buongiorno, buonasera a tutti. Ben trovato qui su Radio Capodistria. Allora, che cos'è Vivi Città, la corsa più grande del mondo? Ma Vivi Città è un'iniziativa giunta ormai alla 35esima edizione, per cui nata nel 1984, ed è una corsa su strada che ha la particolarità di svolgersi su una stessa distanza contemporaneamente in tante diverse città, e di avere alla fine un'unica classifica che raccoglie, con un sistema di coefficienti di compensazione dei vari percorsi, e raccogliendo i tempi da tutte quante le città, alla fine si ha un'unica classifica internazionale. Che Vivi Città non si svolge solo in Italia, ma si svolge anche all'estero. E adesso magari questo sembra un concetto abbastanza tra virgolette scontato e comune, quello di organizzare una corsa che in simultanea si svolge in varie città. In realtà, ci dicevi, siamo arrivati alla 35esima edizione, quindi evidentemente 35 anni fa doveva essere stata un'idea anche abbastanza innovativa quella di prevedere questo formato di corsa. Esiste un tema centrale attorno a questa corsa? Cosa accomuna tutte le Vivi Città che si disputano, come dicevi giustamente, in varie città in Italia e anche fuori dall'Italia, quindi in tutto il mondo? Ma dunque, per rispondere un po' all'inizio della domanda, sì, nell'84 chiaramente era una cosa più che rivoluzionaria, se pensate che oltretutto allora non esisteva neppure il fax ancora, per cui le comunicazioni avvenivano in modo molto empirico. Adesso insomma via Facebook, con social eccetera eccetera, si raggiunge tutto molto più velocemente. E le tre parole d'ordine, diciamo, che hanno accompagnato Vivi Città in tutta la sua storia sono stati sempre i diritti, l'ambiente e la solidarietà. L'ambiente perché è una corsa rispettosa dell'ambiente, infatti tutti i materiali sono materiali riciclabili eccetera eccetera. La solidarietà e i diritti, perché Vivi Città si è sempre battuta per questi due, nel segno di questi due concetti. Vivi Città ogni anno raccoglie fondi e supporta, negli ultimi anni diciamo sono stati dei progetti in Libano in collaborazione con la fondazione Terre des Hommes a favore dei bambini siriani che fuggono dalla guerra, e però questo qui ci ha accompagnato in tutta la storia di Vivi Città. Se pensiamo che è stata la prima corsa a Sarajevo dopo la fine della guerra, che è corsa a Baghdad contro l'embargo, in Africa a Korogocio per il diritto alla terra e tante altre ancora per i diritti delle donne in Algeria. Insomma, Vivi Città è andata a Berlino nel 90 dopo la caduta del muro, è stata la prima corsa che ha attraversato est e ovest. Insomma, ne ha fatte tante, ecco, durante la sua storia. E anche guardando alla lista insomma di città, al di là di Gorizia e Nova Gorizia, quindi anche lì una corsa simbolica insomma che valica quello che una volta era un confine, anche oggi comunque di città si corre anche in diverse prigioni, in diversi istituti penitenziari. Sì, pure questo fa parte sempre della nostra storia, la WISP, con vari progetti, prima Porta Aperta, adesso Terzo Tempo, è presente negli istituti penitenziari di molte città in Italia, e praticamente in occasione del Vivi Città, diciamo, tutti questi nostri comitati organizzano anche questa corsa all'interno degli istituti penitenziari. Quest'anno saranno 27 gli istituti penitenziari dove si correrà Vivi Città, e in due si è corso oggi in contemporanea con tutte le altre città, negli altri sono un po' spalmati nel mese di aprile e nel mese di maggio. Ho capito. Altra domanda, la nostra radio partecipa assieme alla WISP a un progetto europeo che si chiama DopOut, è un progetto che è collegato all'informazione, insomma alla sensibilizzazione in materia di doping, in particolare per quanto riguarda i giovani. Tu credi, per la tua esperienza insomma in organizzare Vivi Città o corse simili, che la tematica del doping esista anche in corse di livello assolutamente ricreativo? Ma purtroppo credo di sì,
anche se in forme blande, ma purtroppo credo che diciamo non è magari il caso della nostra corsa, in cui diciamo il messaggio è diverso, ma in corse diciamo che hanno un po' più di competizione, purtroppo credo che questa tentazione ci sia ancora da parte di qualcuno, insomma, anche se noi, ecco, come c'è questo progetto Dope Out, ma anche con altri, abbiamo cercato sempre di sensibilizzare specialmente i giovani sul doping e sui rischi del doping. E secondo te perché gli atleti di livello ricreativo comunque fanno ricorso a determinate sostanze anche laddove magari non sembra davvero giustificarsi, non sembra esserci un... uso la parola che abbiamo sentito prima da parte del direttore dello sport al Ministero sloveno, non sembra essere ragionevole, diceva lui. No, ma non lo è assolutamente, perché poi diciamo... cioè non è ragionevole mai, anche nello sport chiaramente di altissimo livello lo è ancora meno, perché spesso poi è fatto in maniera empirica, un po' autogestito, diciamo, e non lo è ancora meno in queste corse, perché alla fine spesso si vince un prosciutto piuttosto che una bottiglia di vino. Non lo so che cosa passi per la testa delle persone, probabilmente, che ne so, un fatto già di prevalere sul vicino di casa o sull'amico magari porta pure a questo, non lo so, è molto complicato da spiegare. Infatti il punto di vista del dottor Strumbel era esattamente quello che hai detto tu, quindi che non è ragionevole in nessun caso, ma specialmente laddove davvero, insomma, il livello della competizione è più blando, quindi nello sport ricreativo. Un'ultimissima domanda: che aria tira a Roma in prospettiva derby? Tu cosa tifi? Roma, Lazio, altro? Non ti piace il calcio? Ma sicuramente Roma. Adesso è ancora tutto calmo, speriamo pure che questa sera non succeda niente, perché praticamente è un primo derby che ritorna in notturna dopo 5 o 6 anni, insomma, per gli altri, per problemi di ordine pubblico, si tendeva a farli sempre di giorno. Però spero, insomma, che una maturità arrivi anche tra le tifoserie, che non succeda niente e che sia solo una festa di sport. Comunque, chiaramente, sempre Forza Roma. Contento per il sorteggio del Liverpool? Beh sì, io diciamo è stata una delle ultime partite che ho visto allo stadio, la finale con Liverpool a Roma, e sono ancora, insomma, è stato uno shock. Spero che questa qui sia la nostra rivincita, insomma, per arrivare alla finale. Massimo, grazie mille per essere stato con noi, io ti mando un grosso saluto, magari torneremo a sentirci nelle prossime settimane, nelle prossime puntate qui di Ritmo di Sport. Ok, grazie a voi e buona serata, arrivederci.